Concludiamo la giornata con un ultimo cortometraggio, ovvero di un nostro caro amico che purtroppo non è potuto venire, e lo ringrazierò, comunque parlerò del progetto dopo averlo trasmesso. Vi dico soltanto che il soggetto è... sono due film, in questo caso, due brand molto 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 famosi che sono sicuro che conoscerete, ovvero Indiana Jones e Predator. Insieme abbiamo due collage insieme. Il primo è un Indiana Jones riscritto, rivisto con una sceneggiatura originale, e il secondo è ancora più particolare perché si tratta di un Predator nell'epoca degli antichi romani, quindi è una cosa abbastanza originale, e solo il video e la potenza dell'immagine potrà mettere in mostra quello che vi ho appena detto. Prego. Perfetto, e ora prima di passare alle ultime domande finali, nel caso ce ne fossero, vorrei chiamare qua Massimiliano Poggi, un personaggio noto per aver creato la sigla del Lucca Comics, quella veramente famosa del cosplay, del robottone con la mazza rotante e la tovaglia sugli autografi, meravigliosa, e del cosplay quest'anno, che ha un piccolo annuncio da farci, e per questo lo invito a sedersi e a farcelo e a farlo alla platea. Posso fare anche in piedi, non c'è problema. Volevo farlo mettere a... Allora, tanto è molto breve, vi porto via pochissimo tempo. Stiamo girando in questi giorni il nuovo videoclip della nuova canzone che ho scritto, che riguarda proprio il cosplay. Quindi non si parla più soltanto di Lucca Comics, ma soltanto di Lucca Cosplay. E la canzone tratterà delle difficoltà che hanno i cosplayer nel creare il vestito e anche poi nel portarlo e presentarlo e rimanere in fiera tanto tempo con un vestito che l'ultimo giorno sicuramente non è esattamente quando è partito, quindi presenterà anche delle nuove crepe, rotture. Perché sono qui adesso? Perché appunto, oltre alla canzone che è completa, ormai è finita, è stata già presentata e cantata sul palco dove appunto fanno i concerti la sera e fanno appunto anche il contest del cosplay, stiamo girando questo video che non sarà soltanto ripreso qui durante Lucca Comics and Games, ma avrà bisogno anche di voi, cioè dei cosplayer che sono qui in sala e anche altri, chiunque abbia possibilità di girare qualche scena in HD. Non servono luci particolari per queste scene, non serve che inventiate chissà cosa, mi servono però delle immagini, delle piccole scene in cui vi state preparando, vi state vestendo. Quindi, per semplificare, un piede che viene infilato in uno stivale o in un sandalo, in una scarpa, oppure una cintura che viene chiusa, un guanto che viene infilato, un occhio che viene truccato, dei dettagli da aggiungere a questo video. E chiaramente in HD, qualità decente, non serve particolari sfondi, perché tanto si sa che chi si veste, chi si prepara è al chiuso, in casa o in albergo o in bagno, quindi non servono grandi cose. E queste scene verranno aggiunte, utilizzate per il videoclip che abbiamo girato anche in questi giorni. E per farcele arrivare, sul sito del Flash Gordon ci saranno le indicazioni tra qualche tempo per spedire file molto grandi. Inseriremo la metodologia che preferiranno, insomma, quelli del Flash Gordon, per far arrivare questi filmati. Se ci aiutate potrete così almeno comparire anche voi in questo video, visto che io ho girato per 3 giorni, ma non vi ho presi tutti, insomma, più ce n'è meglio è. Grazie. Un applauso per Massimiliano Poggi. Appunto, mi raccomando, di, se possibile, se avete la voglia e il tempo, di aiutare sia Massimiliano che il nostro progetto, perché comunque in modo da poterlo far crescere e poter attirare sempre più persone in questo universo nascente così fertile. D'accordo, concludo chiedendovi se qualcuno di voi ha qualche domanda per qualcuno dei nostri ospiti. Subito uno, immediatamente, che... Ok, Paolo, alzati, perché purtroppo ti conosco, quindi alzati. Alzati, puoi venire qua a fare la domanda. Ok, Paolo ride.
se fai una domanda indecente ti prendo a cazzotti. Assolutamente, assolutamente. Ok, a chi la vuoi fare la domanda? Sicuramente a questa parte. Perfetto. Di qua, ovvero per quanto concerne Cavaliere dello Zodiaco. Perfetto, ok. No, la mia domanda sono serie, non è che... Chi ha insimato il contrario? Esatto. No, essenzialmente sono tre che diciamo, ecco, sono quelle che più ho sentito o letto in rete, ecco. La prima è come mai nei vostri film sono state inserite, diciamo, ora non voglio spoilerare a nessuno, ecco, la storia, però diciamo, come mai ci sono spesso scene d'amore che nella serie classica si possono magari intuire, ma che in realtà non sono mai successe, ecco. Continuano a ridere, però non capisco. Praticamente la spiegazione di prima è, diciamo, di far vedere qualcosa di diverso all'interno di... più o meno la risposta che ho dato prima a lui, comunque il concetto è quello, cioè di far vedere, sempre rimanendo fedele alla caratterizzazione del personaggio, a quello che gli accade nella serie, delle situazioni diverse, in modo da non finire in quella che ho detto, che per quanto piacevole sia una ripetitività, esatto, di combattimenti, come dire, crescono i fans, facciamo crescere anche i personaggi, ecco. Ottimo, vero, vero. Okay. Dicevo, ma di tutti i personaggi, perché proprio Andromeda, che è, diciamo, nella serie classica fondamentalmente è un sociopatico. Cioè, non nel senso, diciamo, che non è che se uno si veste di rosa è sociopatico, cioè, per senso, forza, voglio dire. Come mai proprio lui, perché diciamo essenzialmente lui è innamorato soprattutto di suo fratello, cioè alla fin fine. Questa omofobia di fondo non la capisco. Io non so che serie abbia visto tu, io ho visto solo quella regolare. Sì, no, però effettivamente, insomma, ecco, diciamo, cambiamo argomento. Un'altra domanda. Lui ha letto, esatto. Non l'ho letto, non lo conosco. Esatto. Una serie mai uscita in Italia. Un'altra domanda invece ricorrente, cioè, torniamo un po' seri. Poi magari torniamo, facciamo fare. Come mai avete scelto, diciamo, come mai non avete scelto di non usare parrucche più rassomiglianti? No, le abbiamo usate un po', abbiamo usato un po' parrucche, un po' bombolette, insomma, a seconda del come uno aveva i capelli, se li aveva già simili li tingevamo, se uno invece magari aveva i capelli abbastanza diversi si usava una parrucca, ecco. Te... No, io li avevo tinti con la bomboletta. Ah, ok, no, invece scusami, perché nell'immagine si vedeva poco bene, perché invece lei aveva una parrucca bionda, mi perché di tagliare. Va buono. L'ultima domanda, qui poi ho chiudo. Paolo mi ruba il lavoro. Sì, chiudo subito. Perché non vi siete fatti la barba prima di girare? Giusto. Perché è vero, basta con la patina dei film in cui i personaggi non vanno mai al bagno, non si cambiano. Basta, sono degli zozzoni, sono dei combattenti. Allora, io a 0-0 non la posso fare, sennò mi si irrita la pelle. Ho capito. Io glielo dico sempre di farsi la barba, però... siete dei grandi, se avete tutta la mia stima, siete Grazie. Bravissimi, vi seguo sempre. Davvero. Sulla barba? Devo dire sulla barba. Nel prossimo episodio avremo Phoenix. Esatto, Phoenix. Phoenix la barba ce l'ha perché è più rude, Phoenix. Ah, ho capito proprio. E poi proprio... Phoenix è qui con noi assieme a Lady Isabel e a Fiore di Luna, anche a Ben Ameller. Ok. Più Renegade, diciamo. Concludiamo la giornata annunciando il nuovo trailer Phoenix contro la gastrite, la prossima volta. Okay. Il realismo assoluto. L'enorme terapia di Phoenix. Paolo non è un cosa. Bisogna fare il ho un ventaglio e non ho paura di usarlo, vai. Okay. D'accordo. Allora, a parte tutto, ringraziamo di più in assoluto Veronica Nencini per averci dato la possibilità di poterci esprimere in senso lato. Grazie. Facciamola venire qua per un suo discorso finale, un piccolo accenno al come e perché. E poi ci salutiamo. Allora, vi ricordo che troverete le informazioni per partecipare, la scheda di adesione e vari indirizzi sul nostro sito www.flashgordon.it e sulla pagina di Facebook sempre del Flash Gordon. Spero di rivedervi qui tra un anno. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie.